non costa niente. Ti pentirai di non essere... Come facevi a dormire, Elizabeth, con il peso di una responsabilità come la tua? E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia? Silence, per caso ci sei? Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Signora, ci sono segnali da ovest. Il re sole Avad vi attende al Tempio del Sole. È un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio, almeno. Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! In posizione! Preparatevi! Pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno. Stiamo per scoprirlo. No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! Aloy, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! Non stavolta! Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole, Aloy. C'è un attacco! Continueranno a colpire, il ponte cadrà! Accetta la tua debolezza! Ah!
fronte non può resistere ancora a lungo. Avvicinarsi. Sta per crollare! Cosa sei? Di fronte al terrore del sud. Quella che ti farà fuori! Io sono stato scelto! Tu vieni dal nulla! Da vicino. Morirai come una nullità. Una selva non può capire il destino. Ti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. La tua vita è stata un fallimento. E presto nessuno si ricorderà più di te. Adesso voltati verso il sole e pensaci bene. Dovrei abbandonare qualcos'altro. Per Meridiana! Resistete! Dov'è che vi servo? Prendi un cannone! Sulle piattaforme! Thank you.
arrivando da sud! Ora posso prendere il respiro e prepararmi. Thank you.
Aloy! 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 Zeb... Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri... sono... No, no. Sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Teb. Io devo andare. Maledette, accolgo la vostra sfida. Non ho ancora esaurito le forze. Sono stata colpita da ghiaccio e da neve. Non ho ancora esaurito le forze. Sono stata temprata dal ghiaccio e da neve. Ora riposa, cacciatrice dei ghiacci.
È iniziata. Ade sta trasmettendo. Ade ha avviato il segnale. Deve essere riuscito a superare le difese. Finora, l'avanguardia di Eren. Devo arrivare lassù. Continuare. Non posso fermarmi. Sapevo che non era facile. Quindi non si torna indietro. Aloy! È Aloy! Beh, lo vedete? Pensavamo che fossi caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non ci rimane molto tempo. Devo affrontare Ade. Non da sola. Tocca a me. Non posso chiedervi di seguirmi. Andavamo comunque verso la cima, giusto? Bene. Il demone di metallo deve cadere. Dovrei rifornirmi. Ora o mai più. L'entità non interromperà la trasmissione. Al contrario,
precisi. La presenza dell'entità era prevista.
Siamo ancora facili. Forse. Yeah.
non avremo più tempo. Non avevo mai visto così tante mani! Eliminiamole per prime!
strade non deve più rallentarci. Abbastanza tempo per distruggerle. Nostra.
Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Ok, Gaia. Scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto. Sì, beh, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini, ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 10 anni. Domanda. Quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri e subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda. Che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse, Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa e ostinata, inarrestabile anche, ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia.
È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Vecchio amico, ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare, molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio, quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene, iniziamo.